Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio del Pescara, oggi il test al Mastrangelo di Montesilvano per i biancazzurri che hanno affrontato il Villa 2015. Ci colleghiamo in diretta con Enrico Giancarli che vedo in compagnia del presidente Daniele Sebastiani. Una vittoria 11-0, mi confermi, ma con il lutto al braccio? Sì, ciao Gigliola, buonasera, ben trovati a tutti dallo stadio Mastrangelo di Montesilvano in compagnia del presidente Sebastiani che ringrazio. Partiamo proprio dal lutto al braccio, come diceva Gigliola Edmondo, un minuto di silenzio per ricordare Giuseppe Dell'Icardi, papà del DS Daniele, scomparso tragicamente ieri. Sì, purtroppo ieri abbiamo avuto questa brutta notizia, eravamo insieme con delle... Niente, non ci rendiamo conto quando ha tolto il papà a vedere il nome e La partita, presidente Sebastiani, 11-0, ennesima goleada di questo precampionato, al di là delle qualità dell'avversario, l'idea di Zeman si vede in questa squadra. ma queste sono amichevoli che servono al mister proprio per questo, per cercare di includere, se ancora non l'hanno capito, quello che è. Quelle che sono le sue idee di gioco. Da quel punto di vista, credo che a prescindere dall'avversario, comunque le idee si vedono, poi dopo ci saranno dei test più probanti che chiaramente diranno se questa squadra potrà fare bene, benissimo o meno bene. Noi crediamo di aver allestito una buona compagine con tanti giovani bravi e tanti meno giovani che sono sicuramente di grande qualità e di grande esperienza. Ecco, stiamo vedendo un po' di immagini di questa partita, Presidente. Nel primo tempo a Cornero, nel secondo tempo Mero l'assegno, questo è il gol di Colai, le indicazioni sono positive. Sì, le indicazioni sono positive anche perché, come hai detto tu, ci sono a Cornero, credo che sia un giocatore perlomeno per quello che abbiamo visto fino adesso, ma non solo a Cornero, Masala, ma tutti quanti si stanno allenando, si sono preparati molto bene, si stanno allenando molto bene. Abbiamo fuori tre giocatori che sono secondo me importantissimi, perché Tuinov, Vergani e Aloy non li puoi regalare a nessuno. Come stanno? Ma credo che la prossima settimana, Quindi per la Coppa sono out. sì, per la Coppa non ci saranno, perché non ha senso rischiare. Credo che la prossima settimana entreranno tutti gli effetti del gruppo. Secondo me sono tre giocatori molto, molto forti. Le chiedo un'ultima cosa, chiaramente il mercato, Presidente Sebastiani, domani dovrebbe essere finalmente il giorno chiave per Tomassini. Sì, è un appuntamento veramente, ce l'avevo oggi, però credo che Corrado in questo momento si è impegnato in altre cose, che leggevo qualche cosa all'estero, sta cercando di portare un giocatore che aveva a titolo definitivo, quindi aspetto una sua chiamata, appena arriverà la sua chiamata troveremo una quadra per l'attaccante. Dovesse arrivare domani, domenica a disposizione? Ma non credo proprio, anche perché il ragazzo si è allenato a parte, credo per i fatti suoi, quindi c'è bisogno, ma per fortuna di tempo ce n'è, perché credo che alla fine questo campionato inizierà con un po' di ritardo, purtroppo ancora una volta, quindi ci sarà tempo per tutti per arrivare in condizione. L'ultima, Non c'è Presidente. fretta. L'ultima, Presidente, sull'eventuale uscita di Colai. Com'è la situazione? Perché comunque tra Russini e Cangiano avete pronta l'alternativa. Ma Colai, dobbiamo capire, è chiaro che se noi c'è Colai che lo teniamo stretto, non è un giocatore che dobbiamo buttare in mezzo alla strada, anzi, un giocatore che ha delle qualità, in questa categoria non ne trovi tante. È chiaro che magari c'è anche la volontà da parte del giocatore di cambiare aria, e se dovesse uscire Colai faremo. Chi è favorito tra Russini e Cangiano? Ma sono due profili importanti per la categoria, sia Rossi che Cangiano, il direttore con il ministro. Mora e chiudiamo. Ma io mi Mora ripeto, Sannicol. una memoria me la tengo tutta la vita, quindi anche perché ti dà ordine, esperienza, ci mette quello che c'ha, perché comunque è un giocatore importante, è un giocatore che, come vedete, fa sempre tutto fino alla fine, quindi per noi non è sicuramente un problema. Se rimane, io sono ben felice. Sannipoli e proprio vediamo che dobbiamo restituire la linea, Ma Presidente. credo che al momento noi a centrocampo siamo in tanti e stiamo bene, abbiamo tanti giovani che si stanno facendo valere, perché
al di là di Moraga, di Alovi, o di Squezzato, di Tunof, abbiamo tre ragazzi che da De Marco, Manu e il nostro ragazzo che non stanno sfigurando nel modo più assoluto, per cui se vogliamo seguire la linea dobbiamo capire che lì siamo pronti, siamo completi e non dobbiamo pensare ad altri giocatori. Io ringrazio il presidente Sebastiani Gigliola, ti restituisco la linea a te, buona serata.